Amiche ed amici biancocelesti, benvenuti alla rassegna stampa di Città Celeste, un buongiorno da Simone Politi. Prima pagina del Corriere dello Sport, Guardia di Finanza nelle sedi di 41 club, evasione fiscale, tempesta sul calcio, l'inchiesta parte da Napoli, al setaccio il contratto di Lavezzi e numerosi altri, coinvolti 12 agenti, tra cui Moggi Junior, c'è tutta la A, salvo Cagliari e Bologna. Tra le accuse, evasione, frode e riciclaggio. Dunque, è questa la notizia del giorno che riguarda tutto il mondo del calcio. Per quanto riguarda i colori biancocelesti, invece, sulla prima del Corriere dello Sport, Lazio, nei piani c'è anche Caballero, questo nuovo nome per quanto riguarda il mercato. E poi ancora un attaccante paraguayano, gioca in Russia e ha passaporto spagnolo. E intanto la vedete, la foto di Alberto Bollini, che è stato confermato per la prossima stagione, sempre alla guida della Primavera. Allora, passiamo alla pagina 5 del Corriere dello Sport. La bufera, le reazioni, hanno cercato solo informazioni. Le parole prima del presidente Moratti, capiremo i motivi, ma non c'è niente di allarmante. Poi parla anche Moggi Junior, è giusto che ci siano questi controlli. Io sono sereno. Nel dettaglio, quello che riguarda la Lazio, solo acquisizione di documenti, scrive il Corriere dello Sport. La società biancoceleste non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ha fatto sapere che si è trattato soltanto di acquisizioni di documenti e ha supportato l'operazione degli agenti della Guardia di Finanza. Il club rivendica la sua estraneità ribadendo l'assoluta regolarità nella gestione delle operazioni di mercato. Poi anche su altri giornali vedremo nel dettaglio. Passiamo per adesso al Corriere dello Sport, sempre al mercato, alla pagina numero 9. Lazio-Elez si può chiudere, Lotito stringe per il centrale croato, l'Hajduk di Spalato serve un rilancio, dunque questo è il messaggio che proviene dal club. C'è una distanza di 200.000 euro, si continua a trattare, Tare al lavoro anche su Isai, il presidente dell'Empoli dice ok alla comproprietà. E poi ancora nel dettaglio su Elez, la Lazio sta accelerando per il giocatore, il difensore centrale 1,89, under 19 della nazionale croata. I contatti con il club sono continui, i biancocelesti vorrebbero chiudere a breve. Da lunedì, lo ricordiamo, i croati saranno comunitari, i tesseramenti saranno liberi, si aprirà dunque una nuova frontiera per quanto riguarda il mercato. Altre notizie di stampo biancoceleste, Cavanda, il Sunderland insiste, mentre Saha verso il Nizza, e qui troviamo le parole proprio di Luis Saha, che dice in questo momento sto riflettendo, ho ricevuto molte proposte sul Nizza, è vero che non è lontano. E poi il caso Zárate, oggi sfileranno i testimoni. Nel dettaglio questo caso legato a Mauro Zárate, il lodo entra nel vivo, oggi toccherà i testimoni. Zárate ha chiesto la testimonianza del compagno Cavanda e del manager Russi. La Lazio ha chiesto l'intervento invece di Vlado Petkovic e di Stefano Mauri. E dunque un'altra questione abbastanza spinosa in casa Lazio. Voltiamo pagina, andiamo alla numero 10, sempre del Corriere dello Sport, si parla ancora di mercato, c'è Caballero per Petkovic, attaccante paraguayano, gioca in Russia, qui c'è una sua foto, 23 anni, 14 presenze e 2 gol nella nazionale paraguayana, classe 90 come detto, ha passaporto spagnolo, è stato proposto ai biancocelesti, nella lista dei bomber anche Bacca e spunta il croato Rebic. Vediamo un po', proprio Rebic, classe 1993, milita nella Croazia e nel RNK di Spalato. Per quanto riguarda la futura formazione, per così dire, della prossima stagione, oggi la Lazio giocherebbe così, 4-1-4-1, con Marchetti in porta, Conco, Biava, Novaretti e Radu, a centrocampo Candreva, Gonzales, Ledesma oppure Biglia, Hernanes e Lulic oppure Stefano Mauri, l'unica punta, come sempre, Miro Klose. Poi il taglio basso dedicato alla questione Felipe Anderson, la Lazio o vado a scadenza. Il brasiliano è stato chiarissimo, sta forzando la mano per essere ceduto, ultimatum del presidente Lotito, entro domani vuole la risposta finale, Biglia intanto può arrivare nel weekend. Per quanto riguarda le parole di Felipe Anderson, o vado alla Lazio o vado a scadenza, ecco qui è scritto un po' più chiaro per quanto riguarda la dichiarazione proprio del giocatore brasiliano. I media intanto si stanno scatenando e secondo loro il Santos sarebbe in attesa solo delle necessarie garanzie bancarie per annunciare il trasferimento di Anderson alla Lazio. Il trasferimento, qui c'è il virgolettato, dunque quello che è stato scritto anche dal club brasiliano, il trasferimento potrebbe essere ufficializzato lunedì prossimo con l'apertura ufficiale del calciomercato italiano. E poi si conclude con Biglia da Anderson proprio all'altro giocatore, all'altro affare che è stato già fatto, l'ex capitano dell'Anderlecht in arrivo a Roma potrebbe sbarcare in Italia nel weekend
per sottoporsi alle visite mediche. Si parla dunque di lunedì per quanto riguarda un suo prossimo arrivo. Chiudiamo con il Corriere dello Sport, alla pagina numero 11, Lazio-Bollini, avanti insieme, qui la foto del presidente Lotito con Alberto Bollini dopo la vittoria nelle Final Eight, accordo rinnovato, il progetto continua, l'annuncio è stato dato ieri, vale per la prossima stagione, ma il club punta sul tecnico anche per il futuro. Nel dettaglio quello che succederà nella primavera, i classe 1994 naturalmente per regolamento non faranno parte della nuova Baby Lazio, in organico da fuori quota ne potranno essere inseriti solo due, uno di questi è il talentuoso centrocampista Antic, l'altra pedina sarà scelta prossimamente. Faranno parte invece del gruppo dei campioni Tunkara, Lombardi, Pollace e Filippini. Il DS Tara intanto garantirà almeno un paio di rinforzi, dunque questo per quanto riguarda il futuro dei giovani della Lazio, dei colori biancocelesti. Passiamo alla pagina della Gazzetta dello Sport, alla numero 13, di spalla a destra, Anderson Lazio, tormentone infinito, così titola la Rosea, nuovi spiragli, domani la verità. Entro domani dunque, domani sera, vuole sapere se potrà tesserare o meno Felipe Anderson, il soggetto naturalmente la società biancoceleste, poi Tarabatte in attesa, altre 48 ore, se salta Felipe Anderson, dunque si punta sul marocchino del QPR. Passiamo alle pagine del Messaggero, come promesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio questa la questione a pagina 11 del giornale romano, l'ultimo affare nel mirino, il passaggio di Perea alla Lazio. Nell'inchiesta anche gli acquisti di Foggia, Stendardo e quello del romanista Cassetti, dunque per quanto riguarda le squadre romane. Per il giovane colombiano, dunque Perea, l'accordo firmato appena 20 giorni fa. Andiamo a vedere allora, Brian Perea che ha firmato pochissimi giorni fa, lo scorso 5 giugno, il trasferimento a Formello dalla squadra colombiana Deportivo Cali, perché stando alla ricostruzione degli investigatori, il meccanismo di evasione fiscale si è evoluto negli anni. Inizialmente era semplicemente un modo per togliere spese ai giocatori, facendo contenti anche procuratori e squadre. E poi ancora con il tempo il meccanismo sarebbe stato ulteriormente perfezionato dai procuratori argentini, di cui il ruolo centrale di Mazzoni e Rodriguez, che sono indagati. Sarebbero stati proprio gli argentini ad individuare alcuni paradisi fiscali vicini all'America Latina per gestire la maggior parte dei contratti sospetti. Dunque è quello che è successo proprio in queste ultime ore. Si fanno i nomi dei colori biancocelesti, anche di Guglielmo Stendardo e di Pasquale Foggia. Passiamo alla pagina 41 per chiudere, sempre del Messaggero, si parla naturalmente del futuro della Lazio, ora serve una star per quanto riguarda il mercato, la campagna acquisti non entusiasma e Petkovic ha bisogno di un forte attaccante. Si fanno i nomi Perea, Biglia, Novaretti e forse Anderson, almeno per il momento, così scrive il Messaggero, è un mercato in tono minore, non sono stati promessi i quattro campioni della scorsa estate, è vero, però bisogna tenere presente che la Lazio dovrà ripartire in campionato dal deludente settimo posto. Nel dettaglio si parla del giallo del brasiliano, naturalmente legato a Felipe Anderson, in Brasile dicono che il giocatore arriverà lunedì, abbonamenti intanto a rilento, ci vuole un gran colpo per attirare anche un po' il tifoso biancoceleste, il nodo Hernanes, tra lui, Anderson ed Ederson, qualcuno è di troppo, viste le caratteristiche, a questo punto resta da capire quale futuro avrà il profeta, per adesso resta in attesa di una mega offerta. E poi, in conclusione, l'abbiamo letto anche in apertura, Bollini resta alla guida della primavera. Finisce qui la rassegna stampa di Città Celeste, naturalmente una buona giornata da Simone Politi e da tutta la redazione.